Buonasera ragazzi, benvenuti. Allora, ho approfittato di questi 3 giorni con un po' di influenza per fare qualche video in più, assistire a qualche partita in più e sto guardando gli ultimi minuti di Bologna-Milan, altra bella partita, quando mancano 2 minuti e mezzo alla fine della gara, il Milan sta conducendo per 3-2 sul campo del Bologna. Allora, altra partita molto interessante perché questo campionato, devo dire la verità, sto assistendo a molte partite belle, combattute, con risultati poco scontati, con molti gol. Il Milan si è trovato 2 volte in vantaggio di 2 lunghezze e poi il Bologna è riuscito 2 volte ad accorciare, quindi partita ancora in bilico quando mancano 2 minuti alla fine dei 5 minuti di recupero assegnati dall'arbitro. Il Bologna sta cercando di fare gli ultimi sforzi per prevenire il pareggio. Il Milan è in contropiede in questo momento. C'è Kessié che si porta sulla bandierina del calcio d'angolo per cercare di perdere un po' di tempo. Manca 1 minuto e mezzo. Dicevo, partita molto interessante. Allora, volevo aprire un discorso in generale sul Milan, ma un po' su tutte le squadre. Il Milan, se dovesse portare a casa questi 3 punti, secondo me molto importanti, sarebbe la seconda vittoria consecutiva dopo quella col Parma e dopo il pareggio con Napoli. Castiglieco adesso, bella azione individuale, sfiora il gol Castiglieco che avrebbe chiuso la pratica ad 1 minuto dal termine, la palla esce di poco fuori, quindi 1 minuto al termine il Bologna si riversa nell'ultimo disperato attacco. Incredibile azione del Bologna, esce Romagnoli, palla al piede, quando mancano 50 secondi, ancora un'azione di contropiede del Milan, bellissima, adesso le squadre sono molto lunghe, Castiglieco adesso entra in area, tira, traversa superiore e calcio d'angolo, palla deviata che sfiora la traversa, accarezza la traversa ed esce fuori, scusate perché sto rivedendo gli ultimi secondi di gioco per poter fare poi un commento generale sulla partita. Voglio fare un discorso un po' in generale su tutti. C'è ancora un'azione di contropiede del Milan, che ormai bella Paquetà, bella, tu da solo si fa tutto il campo, gran parata del portiere, ancora il Milan che può chiudere la gara 2 volte. Si spara addosso al portiere e finisce in questo momento la partita. Allora, finale a Bologna. Il Milan batte il Bologna per 3-2. Dicevo, partite molto belle, anche questo finale con possibilità da una parte e dall'altra del Bologna di prevenire al pareggio e il Milan ha sfiorato più volte il gol del 4-2 per poterla chiudere. Volevo fare un discorso che un po' in generale su tutte le squadre e l'andamento, no? Delle partite e di come i campionati poi si evolvono in un modo o nell'altro. Perché questo? Il Milan, dicevo, nelle ultime 3 partite, un pareggio con Napoli e 2 vittorie con Parma e Bologna. Quanto uno possa dire e possa pensare, nel calcio sono importanti determinati calciatori. Lo dicevo oggi dopo la partita del Cagliari col Sassuolo, dicevo, il Cagliari sta disputando un ottimo campionato, ci vuole anche un po' di fortuna per arrivare a dei risultati continui nel tempo ed è importante soprattutto che non si infortunino i giocatori principali, i giocatori fondamentali per poter fare un campionato di vertice. E il Milan, anche il Milan sta dimostrando questo. Oggi il Milan, neanche a farlo a posto con Bonaventura che in ripresa ed è tornato in campo a giocare quasi ai suoi livelli. Un Piontek oggi l'ho visto molto meglio, molto più mobile, un Suso più propositivo. Quindi, con questi giocatori fondamentali, chi sta tornando all'infortunio con Conti che è tornato dopo un lungo infortunio. Quindi, giocatori fondamentali che tornano dagli infortuni e incominciano a rientrare in forma. Ed ecco che il Milan, un pareggio e 2 vittorie, sta man mano risalendo, perché c'è poco da fare. Per quanto uno possa pensare agli schemi, avere idee di calcio propositive, qualsiasi tipo di modulo, tutti i discorsi che vogliamo fare,
Poi ovviamente ci sono le individualità, i giocatori che fanno la differenza, che sono più importanti, che hanno più personalità, che danno un qualche cosa in più rispetto agli altri, che se vengono meno poi inevitabilmente nel lungo periodo la squadra ne risente. Neanche a farla apposta, dicevo, per rafforzare quest'idea, il Milan come sta trovando, stanno ritornando un po' tutti i giocatori fondamentali di questa formazione. Ripeto, mi riferisco a Suso, che è stato molto tempo anche fuori squadra, forse per scarsa forma, per qualche infortunio, Bonaventura che è stato fuori squadra per un lungo infortunio, lo stesso Conti. Come stanno ritornando questi giocatori che secondo me sono fondamentali, il Milan sta ritrovando i risultati. C'è poco da fare, ragazzi, ci possiamo girare intorno quanto vogliamo noi. Ogni squadra ha quei 4-5 elementi che, se mancano, poi alla fine hai voglia di pensare ai modi, hai voglia di avere idee. Ok, quindi tornando alla partita oggi col Bologna, un Bologna mai domo. Il Milan mi è sembrato molto più concentrato ed entrato in campo con l'intento di fare risultato pieno. È andato primo sul 2-0, primo su un calcio di rigore trasformato da Piontek. E poi c'è stato un bellissimo gol proprio di Bonaventura sul 3-1, poi ha trovato un calcio di rigore il Bologna e ha accorciato le distanze sul 3-2, e quindi la partita è stata in bilico fino all'ultimo, proprio in virtù che il Bologna ovviamente ha cercato fino all'ultimo di arrivare perlomeno al pareggio. Credo che questa sia una vittoria del Milan che dà soprattutto continuità nei risultati, ripeto, convinzione al gruppo, un po' di serenità, e quindi man mano potrà sicuramente risalire un po' la classifica, perché non credo che questa sia una squadra che possa stare dopo il decimo posto, a pari del Napoli, che credo che abbia dei contenuti per stare almeno un po' più in alto. Io pensavo che potesse lottare un po' più da vicino almeno per il quarto posto, e invece ha avuto un inizio di campionato difficile, l'esonero di Giampaolo, poi l'avvento di Pioli che man mano sta dando le sue idee, ma ripeto, la cosa principale che credo è che stia recuperando quei 3-4 calciatori fondamentali, ripeto, tra cui Suso, Conti e Bonaventura, che sono giocatori secondo me che quando stanno bene possono dare qualcosa in più. C'è poco da fare, c'è il secondo gol del Milan, è un'invenzione di Suso che fa un grandissimo assist per Hernandez, quindi rigore preoccupato da Piontek. Sono quei 3-4 giocatori che, se non girano, poi è difficile venirne a capo. È così un po' per tutte le squadre. Comunque, partita molto divertente. Complimenti a tutte e due squadre. Il Bologna ha perso oggi, però se l'è giocata, però probabilmente stasera il Milan era più convinto di arrivare al risultato. Alla fine sul 3-2 il Bologna ha provato con tutte le forze a prevenire il pareggio, non ci è riuscito, e in contropiede il Milan ha sfiorato più volte il gol del 4-2, quindi vittoria importante per il Milan, da registrare ancora un altro po' la fase difensiva, però secondo me 3 punti che daranno classifica e morale ai rossoneri. Un saluto a tutti da Frank, ci vediamo prossimamente, ciao a tutti.